Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Carlo Sartarelli, vi parlo da Cassino, dall'Alta Terre di Lavoro. E questa sera staremo insieme per parlare di identità, di cultura, di tradizione e di lingua. Perché lingua? Perché c'è da un po' di tempo, da un trentennio, anzi un quarantennio a questa parte, che il movimento progressista giacobino napoletano che cerca di distruggere in tutti i modi l'identità napoletana, attraverso anche la cancellazione di un idioma che è quello napoletano. Ma prima di presentare l'ospite, che credo che sia oggi la persona più adatta a parlare di questo argomento, ci facciamo anticipare da un breve video. Dillo allora che mi vorrei morta. Dillo che non vedo l'ora di mangiare quello poco che mi è rimasto. Perché è poco, Gesù al dì. È poco assai. Non ci mettere speranza a coppa che è poco assai. È inutile che prega a Satanassa per mi fa morire. È inutile che mi metto veleno in don mangiare. Lo poco che mangia con stomaco mi tiene ancora la forza di sopportare. Ma tante chilo un catellino, ma ora si non uccidono. O virga si maligna, si pegge una freva terzegna. Tu mo già stai pronto con compare tu a fa fora da un catellino. Qua compare? Da compare, dai che ne saccio. Mi sono una povera malata. Non mi muovo mai a rindastulietta. Se mi facciano girare per la stanza che era in terra per la tubulezza. Ma io so certa che tu tieni compare. So sicura. Perché sei figlia zoccola. Ed eccoci qua. Io lo sapevo. Ce l'aspettavamo da un momento all'altro, l'anatema divino, la scomunica E papale. non parlare italiano, hai capito? Non voglio sentire italiano in questa casa. Una lingua straniera, barbara, senza sapore, senza storia. Una lingua in merda, una lingua senza Dio. Se proprio ci tieni a parlare un'altra lingua, parlo il latino che è lingua santa. Ma tu non la puoi parlare. Se la parli tu, la parli tutto il contrario. Perché si strega. Sinayanara. Avete visto questa famosa commedia Ferdinando di Annibale Uccello, che è stato un vero e proprio capolavoro, dove appare Isa Danieli che praticamente che cosa fa? Annuncia che la vera lingua madre è il latino, non è la lingua italiana, quella delle Savoia, ma è il latino se vogliamo parlare di lingua veramente madre. E con chi ne parliamo? Ne parliamo con un illustre ospite, Davide Brandi. Ciao Davide, come stai? Ciao, buonasera, bene, tutto bene, grazie. Un saluto a tutti. Bene, Tutto bene? tutto bene. Stanchi per le tante cose che facciamo, ma ci siamo. Vedo che di cose ne fai veramente tante, cioè con la tua associazione fai cose veramente importanti, quindi io parliamo dell'Associazione dei Lazzari di Napoli, giusto? Sì, esatto, l'associazione di promozione sociale I Lazzari. Sì, La sede a Palazzo Venezia a Napoli, giusto? diciamo Palazzo Venezia è un po' il luogo dove teniamo storicamente i nostri eventi. E sì, ci occupiamo di cultura napoletana, diciamo quasi a 360 gradi, perché oltre alla lingua napoletana, già da un po' di tempo. Cerchiamo di divulgare anche quella che è la letteratura napoletana, visto che purtroppo è pochissimo conosciuta, almeno quella
diciamo quella dal 500-600 in poi, che è veramente poco conosciuta perché non è mai, quasi mai proposta a livello didattico nelle scuole, se non un po' di Giambattista Basile con le fiabe dell'Oculto degli Conti, ma dietro Basile o anche avanti Basile, diciamo, c'è una fiorentissima letteratura napoletana che parte da Giulio Cesare Cortese a Scrottendio e a tantissimi altri, Pompeo Sarnelli. Insomma, veramente una letteratura che dal 600, 700 e 800 potrebbe essere, ecco, proprio una materia da studiare ad hoc specifica. Ma sai, problema è, quindi il problema è che c'è proprio un tentativo andando a scomodare Milan Kundera di cancellazione della cultura della civiltà napoletana e napolitana, che ci tengo a precisarlo, che parte un po' da degli anni 70, perché a Napoli il giacobinismo ormai comanda da 160 anni, però quello di destra non si è mai, anzi era orgoglioso di avere di conservare la propria identità napoletana e il proprio idioma, mentre invece da quando il potere ce l'hanno i giacobini di sinistra, i progressisti, praticamente c'è questa voglia di catalogare come dialetto la lingua napoletana, che dal titolo di questa trasmissione hai potuto vedere, ho deciso personalmente di dire che il napoletano è la lingua ufficiale del Mediterraneo, perché nessuna lingua nel Mediterraneo ha in sé tutte le caratteristiche, tutte l'identità dei paesi del Mediterraneo, francese, latino, greco, francese, spagnolo, arabo, di tutto e di più. Pensi che questo titolo è stato sbagliato oppure possa avere la tua approvazione? Ma sai, ti cito un intervento di una persona proprio nell'ultima lezione di napoletano all'Istituto Grenoble a Napoli. E ho fatto una specifica, diciamo, lezione, una cosa un po' più divertente delle solite, proprio per cercare come dire, di renderla più semplice, più divertente anche, su specifici argomenti, in particolare su tutti quelli che sono gli utensili di cucina, gli utensili e utensili di cucina. E mi rivolgevo al pubblico e dicevo, ecco, per esempio, tutte queste cose, quindi a cucchiarello, cuppina, votapesce, tutte queste arattacase. Tutte queste cose cercate di dirle, di tramandarle ai vostri figli, ai vostri nipoti e via discorrendo. E c'è stato un intervento da parte di una signora anziana che diceva: io ci provo, ma appena lo faccio ci sono i miei figli che mi dicono: non insegnare il napoletano ai bambini. Devo dire la verità, questa è una cosa che mi ha fatto molto male perché, insomma, io ho risposto subito dicendo: beh, bisognerebbe far venire anche i genitori qui al corso per far capire che effettivamente il napoletano ha radici antiche che partono addirittura dal greco, dai fondatori, e attraversano il latino fino ai giorni nostri. Quindi, quando noi parliamo il napoletano, non siamo, come dire, esprimendoci in un modo. Vorrei dire volgare, ma poi si confonde la cosa in un modo maleducato, ma stiamo semplicemente parlando quella che è la lingua del territorio che ha radici millenarie. E io non farei tanto distinzione tra lingua e dialetto, perché poi alla fine, ecco, nel corso io spiego che alla fine sono la stessa cosa, lingua e dialetto, non c'è differenza. Non è che dire dialetto napoletano stiamo, come dire, lo stiamo rilegando a qualcosa di serie B, perché l'etimologia della parola dialetto, che viene dal greco dialegomai, dialogare, significa proprio questo. Quindi è comunque lingua e dialetto sono la stessa cosa, non fa alcuna differenza se non a livello, ecco, normativo, legislativo, ma quella è tutta un'altra cosa che apre mondi diversi. Quindi tu mi parli di tentativi di, come dire, di sminuire, di cancellare quello che è il napoletano. Beh, in effetti è un po' su tutta la tradizione napoletana, ma la colpa o le colpe forse sono da ricercare, ecco, nelle politiche locali, possiamo dire, perché io non ho mai,
non c'è traccia, per esempio, di interventi, di iniziative fatte dalle istituzioni locali, quindi parliamo di comuni, per divulgare, anche se ci sono state proposte gratuite da parte dell'associazione nostra e di altre per divulgare questa cosa, l'unico tentativo, l'unica azione realmente avanzata di recente è quella della Regione Campania, che ha istituito questo comitato di salvaguardia per le lingue, diciamo, della Campania, quindi il napoletano anche, e di salvaguardia, quindi aspettiamo magari, ecco, un po' di lavori da parte loro. Ma io dico sempre, mi batto sempre sul fatto che la lingua napoletana e la cultura napoletana bisogna metterla a disposizione del popolo, della gente, perché sono loro che lo parlano, quindi devono essere loro in grado di saperlo poi scrivere e magari di conoscere anche l'etimologia di quella parola, perché si dice così, che viene dal greco, dal latino. Quindi deve essere il popolo, deve uscire un po' fuori da quella che è l'accademia, l'università, e deve essere fruibile a tutti. Allora, guarda Davide, sono perfettamente d'accordo sulla tua seconda parte, anche su tutto quello che hai detto. Il discorso dialetto e lingua è molto delicato, perché io parlo di lingua madre. Se la stessa Accademia, io ho visto, ho pubblicato più volte sul nostro blog, il presidente dell'Accademia della Crusca, adesso mi sfugge il nome, che dice che le quattro lingue madri, prima dell'italiano riconosciuto, sono greco, l'antico, latino, napoletano e siciliano, motivo c'è. Il discorso di mettere dialetto, tu mi hai detto prima c'è la letteratura, le forme dialettali non hanno letteratura. Io vengo dall'altra terra di lavoro, da Cassino, noi siamo figli dei placidi cassinesi, da dove nasce l'italiano. Quindi non dobbiamo, il discorso di mettere la parola dialetto non è una questione quello o quell'altro, c'è proprio una forma ideologica per cancellare un tipo di cultura. Tutte quelle persone che dicono non parlare napoletano ai figli, a Napoli una volta le chiamavano le mese casette, che sono ben rappresentate dalle commedie di Edoardo Scarpetta, e perché il riscatto sociale è andare oltre il napoletano. Ma c'è da dire questo, che il napoletano è una lingua colta, molto colta. Ce l'ha dimostrato Renato De Falco qualche anno fa, con l'ultima edizione del suo vocabolario, e soprattutto la sua recitazione del Vangelo secondo Marco. Stiamo parlando di un qualcosa di qualche anno fa. Noi quindi c'è questo tentativo da qualche decennio di poter relativizzare il napoletano come dialetto, ma non perché se non si può confondere, perché è proprio strumentale. Senza sapere che il napoletano è un idioma, il napoletano tu sei figlio di un idioma, c'è poco da fare. Nella letteratura, quella musicale, quella satirica, quella teatrale, quindi c'è poco da dire. Poi accade, e succede soltanto qui e in Francia, ma in Italia no. In Italia c'è questa voglia di cancellare Napoli in tutti i modi. E sono d'accordo con te, possiamo fare tutti i corsi che vogliamo, caro Davide, ma se non si parla in famiglia il napoletano, alla fine si perde, o mi sbaglio? Questo è il nocciolo della questione. Ma io sarei, vedi, noi tra le varie attività che teniamo andiamo anche nelle scuole proprio per far capire ai ragazzi e ai bambini l'importanza della lingua napoletana, ma no, non è facile, perché poi non tutte le scuole recepiscono questo messaggio, questa cosa. È importante che i ragazzi comprendano che la lingua napoletana, ecco, è quella che fa sempre una distinzione. Poi lingua napoletana sicuramente non è il linguaggio televisivo delle serie televisive girate a Napoli, non è quello il linguaggio della lingua napoletana, non è quello gomorrese, diciamo così, quello di Gomorra, che, ecco, quello è un tentativo di sporcare, ecco, la cultura napoletana. Possiamo definirli slang malavitosi, esatto, però lo slang malavitoso che esiste in lingua napoletana, ma esiste in lingua romana, nella lingua veneta, in qualunque altra lingua, voglio dire, non deve essere, ecco, quello il
la caratteristica principale della lingua napoletana. No, assolutamente, non deve essere quello il modello, ecco. La lingua napoletana è quella, non voglio neanche dire che è quella di Giacomo, perché è passato del tempo, però la lingua napoletana è la lingua che potremmo parlare oggi tutti i giorni, quella che sto parlando mo, adesso. E quindi bisogna far capire questo, ecco, è importante farlo capire prima ai genitori, sicuramente. Senti Davide, loro io parlo cassinese, parlo laborino pure io a questo punto, che già dice che Bravo. praticamente è una napoletana, ma io ho già fatto delle trasmissioni in lingua nostra, ti mando i link, è stato uno spasso ed è stata una cosa spettacolare. Una cosa molto... Una napoletana, lo stesso... Anche quello, anche chi viene un tentativo per cercare di distruggere tutto, perché siete passati l'altro giorno, vedevo un film ambientato a Napoli, dove a un certo punto la bambina, c'era una bambina protagonista che aveva passato a parlare napoletano, e l'altra la riprende, non devi parlare in dialetto, perché era associato al fatto che si stava parlando era ambientato in riferimento a un atteggiamento di linguenziale. Questo è tutto, fa tutto parte del giochetto, del sistema. Il primo a farlo fu Edoardo. Edoardo, lui ci campava con il napoletano, però poi lo affermava il dialetto. Interviste fatte da Peppino Daniele, che diceva lui che andava in dialetto napoletano. Fatto da Caro Feio, non ci credeva. Che c'è tutto questo tentativo, ma è praticamente impossibile che succeda una cosa del genere. Perché il napoletano è innanzitutto una lingua che si rinnova giorno per giorno. L'italiano non si rinnova come il napoletano. E No, anzi. poi è parlato nei quartieri popolari, è parlato ancora alla grande, soprattutto io quando giro per Napoli mi rendo conto che ogni quartiere ha il suo slang, la sua cadenza, la sua parlata. E quindi questo lo pone come lingua madre, perché quando hai le sottolingue è quello. O mi Allora, sbaglio? sì, no, è così, è così. Volevo dire una cosa, ma mi sono dimenticato. Comunque sì, non deve essere quello sicuramente il modello, perché la lingua napoletana comunque si differenzia anche, hai ragione, perché basta fare un metro da Napoli, Bagnoli a Pozzuoli e già sentiamo già un'altra lingua, così come la lingua di Torre del Greco. Quindi c'è una varietà linguistica in Campania, ma in tutto il meridione, che è un patrimonio veramente immenso, qualcosa da tutelare sicuramente, da tutelare. E volevo dire una cosa, ma mi sono dimenticato che volevo dire. Va bene. No, non è importante. Allora dimmi le tue attività, quindi tu fai dei corsi fai dei corsi quindi di napoletano proprio so, ogni lunedì sera fai questo, mi sbaglio? Allora, Claudio, adesso stiamo tenendo il corso di lingua napoletana all'Istituto Grenoble di Napoli, quindi grazie al precedente console che ha iniziato questa cosa, all'attuale console. E ogni lunedì è un corso che già abbiamo avviato da qualche settimana. E lunedì prossimo sarà la quinta lezione di 15 incontri. Corso base di lingua napoletana. Ecco, una cosa alla quale ci tengo molto a dire è che questo corso di lingua napoletana è stato patrocinato dal Consiglio d'Europa di Strasburgo. Pensa, perché sono riuscito a farlo entrare attraverso la Giornata Europea delle Lingue come un evento a livello europeo. Ecco, per esempio, c'è stato il Consiglio d'Europa di Strasburgo che in un certo senso ha riconosciuto le nostre istituzioni locali, qua purtroppo non hanno fatto nulla. Quindi, ritornando a noi, il corso che si tiene al Grenoble, e poi da martedì 8 novembre inizieremo anche un altro corso base di lingua napoletana a Palazzo Venezia. Ormai lì c'è casa nostra, quindi Lì saremo è casa soli. vostra, no? Sì. E quindi lì ormai sono tanti anni che teniamo questo corso. Poi, terminato questo ciclo di corso base, che noi in modo provocatorio abbiamo voluto dare anche come, abbiamo voluto chiamarlo A1-A2, quindi proprio i livelli europei riconosciuti per tutte le lingue, chiaramente non è riconosciuto per il napoletano, ma noi gliel'abbiamo dato lo stesso, questa etichetta A1-A2 per il corso base. Dicevo, alla fine di questo ciclo poi inizierà il corso. Quello un po' più intermedio, diciamo avanzato intermedio, che sarà B1, B2, sempre No, lì a Palazzo Venezia. Sempre a che Palazzo poi Venezia. Sì. no, finisci, finisci.
No, no, stavo finendo. Ovviamente le nostre attività non sono soltanto quelle di lingua napoletana, ma dicevo prima sono anche di letteratura perché, ecco, un'altra cosa importante che io voglio sottolineare è il fatto che quest'anno, 2022, il 22 dicembre del 2022, saranno 400 anni dalla morte di Giulio Cesare Cortese, che a mio avviso è il più grande letterato di lingua napoletana barocca, amico di Giulio, di Giambattista Basile. Anzi, se Giambattista Basile ha scritto in lingua napoletana barocca, quindi ha scritto Lo Punto degli Unti e la Cenerentola, questo lo dobbiamo al suo amico che lo convinse a scrivere in lingua napoletana, quindi a Giulio Cesare Cortese. Quindi dicevo, il 22 dicembre ci saranno 400 anni dalla morte di Cortese, e noi per questa cosa già abbiamo iniziato una serie di attività culturali legate a Cortese. Infatti, sempre al Grenoble abbiamo tenuto un ciclo di incontri, di 8 incontri sull'opera più rappresentativa di Cortese, che si intitola Vaia Seide, che quindi parla delle vaiasse napoletane nel Seicento. E abbiamo fatto proprio lo studio verso per verso, spiegando quello che era la Napoli nel Seicento. Quindi quella è proprio una fotografia della Napoli del Seicento. Quindi abbiamo fatto questo studio spiegando le varie cose. Non finisce qui, perché proprio il 22, nella chiesa dove è sepolto Giulio Cesare Cortese, e questo nessuno lo sa a Napoli, tantomeno il comune e tutte le altre istituzioni, lì terremo una cerimonia di commemorazione, in cui regaleremo una targa, un qualcosa per far ricordare, insomma, le persone che entrano in questa chiesa, che lì è sepolto questo grandissimo letterato Dov'è napoletano. questa chiesa? La chiesa è Sant'Anna di Palazzo ai Quartieri Spagnoli, e quindi il Quando 22 farete dicembre. questo? Il 1 dicembre? 22 Che dicembre, sì. Ovviamente noi come sempre inviteremo le istituzioni, perché è giusto che vengano invitate, poi non so se verranno o meno. Inviteremo anche i docenti della Federico II, e inviteremo poi tutti i Lazzari, chiunque voglia venire può venire. Quindi ci sarà questa commemorazione in cui, nella quale tra l'altro io illustrerò delle slide per presentare Giulio Cesare Cortese al pubblico, chi è, cosa faceva, cosa ha fatto, cosa ci ha lasciato. Ecco questo. E poi dopo ci stiamo cercando di organizzare anche una cena in quello che era il luogo simbolo di Cortese, di Basile, degli altri letterati del Seicento, che è la storica taverna del Cerrighio. Quindi una cena con piatti proprio descritti nelle opere del Che si Seicento. trova vicino alla Rua Catalana, no? Esatto, è dall'altro lato, sì, nella zona Che è di praticamente dove era frequentata pure da Caravaggio. dove andò anche Caravaggio, sì, esattamente. Quindi La gente deve anche sapere e capire che con la trattoria del Cerriglio nasce la cultura di uscire la sera, cioè lo struscio che poi è stato poi creato in maniera moderna dai Borbone, ma la cultura dello struscio, cioè uscire la sera a cena in trattoria, anche nasce proprio con la trattoria del Cerriglio, nasce a Napoli, come tutto quello che il mondo vive, nasce tutto a Napoli. Ma certo. quindi senti, e la porta invece? La porta, quell'altro letterato? Ah, Come Giambattista della Porta. della porta, Eh sì. beh, della Porta parliamo sempre del 600, tra 500 e 600. Ecco, Giambattista della Porta è letterato, ma è riduttivo dagli del letterato, perché era un vero e proprio genio, era il Leonardo napoletanissimo. Oggi ancora c'è Palazzo della Porta, tra Piazza Carità e la Pigna Secca. Giambattista della Porta veramente è stato un genio, perché è stato un inventore, una cosa incredibile. A 15 anni scrisse la prima enciclopedia, un'enciclopedia che parlava un po' di tutti gli argomenti, è possibile, immaginabili. Giambattista della Porta, per esempio, ecco, questa è un'altra cosa alla quale ci tengo a dire, è stato l'inventore del cannocchiale. Perché ci sono i suoi studi, cioè è tutto documentato. Lui inventa il cannocchiale, lo disegna con le varie lenti sovrapposte, insomma, fa il disegno del cannocchiale,
però non lo costruisce. Cosa fa? Presenta questo, parla di questo cannocchiale col suo amico Galileo Galilei. Ne parla, insomma, gli spiega un po' tutto e cosa succede? Che dopo qualche anno Galileo Galilei presenta il cannocchiale a Venezia come sua invenzione. Quindi, ecco, questa è un'altra di quelle cose che purtroppo Ma non, quello che non... sta dicendo è una cosa molto forte, ma è documentata? è documentatissima. Io, non io, insomma, ci sono gli studi. Adesso non ricordo il libro di Della Porta dove c'è il disegno del cannocchiale, ma lo si trova anche su internet. Se si va anche su Wikipedia, sulla pagina di Della Porta, in basso c'è proprio il libro dove viene citato lo studio del Sì, lo ricordo cannocchiale di quello. Della Porta. Quindi quello è un altro genio, che poi tra l'altro dobbiamo anche ringraziare Roberto De Simone che con la sua carta, cioè con le sue ricerche attraverso la musica popolare ha portato in auge negli anni 60-70 la lingua parlata del 600, perché poi addirittura ci sono dei letterati, degli intellettuali mondiali che non sono quelli italiani, che asseriscono che di affiancare Giambattista Basile a Shakespeare per le lingue identitarie nella letteratura. Non dal punto di vista letterario, ma antropologico, che è ben diverso. Questa di Shakespeare, poi è un'altra di quelle cose belle che girano Antropologica, sui social. Perché, non sì, no, per esempio, Giulietta e Romea di Shakespeare, ormai tutti sappiamo che Shakespeare, nel viaggio che fece in Italia, praticamente si ispirò alla favola di, mi sfugge il nome, vabbè. Di, bla bla bla, mi ricorderò dopo, magari insomma, la fiaba che si intitolava Mariotto e Gianozza, una cosa del genere, insomma, di Masuccio Salernitano, ecco qua, del nostro Masuccio Salernitano, che scrisse praticamente la favola di Giulietta e Romeo. E quindi Shakespeare, viaggiando in Italia, rubacchiava un po' di qua, un po' di là, e poi a Verona sappiamo che si sono inventati il balcone antico, che poi è moderno, non è antico, con la storia di Giulietta e Romeo, e ci vanno milioni di visitatori ogni anno, quando qui a Napoli abbiamo Giambattista Basile che ha inventato la Cenerentola, no? La nostra Cenerentola, e non c'è un simbolo soltanto a Napoli, a Palazzo Reale. Immaginiamoci Palazzo Reale come lo scalone in cui Cenerentola perde lo scartino, no? Immaginiamoci questa cosa, anche se poi lo scartino nella fiaba lo perde fuggendo dalla carrozza, vabbè, ma non fa niente. Immaginiamoci questa scena a Palazzo Reale di Napoli. E immaginiamo il giro di turisti che si possono creare intorno a questo evento, a questa cosa. Invece no, qui assolutamente, Davide, nonostante sia stata proposta e riproposta più volte, questa cosa. io sono maligno, non sono buono come te. Bisogna cancellare i 33 re che hanno regnato a Napoli in tutti questi secoli. E quindi parlare di questo illustre passato vuol dire parlare del presente e vuol dire rievocare qualcosa che è troppo grande, è troppo enorme per poterlo. Alla fine ci pensano gli stranieri perché Schifano dice che Napoli è l'unica città cosmopolita europea, addirittura Scafoglio dice che è la prima postmoderna al mondo, però alla fine ecco, gira e rigira perché tu parli della Cenerentola, ma perché Biancaneve, lì c'è il Paese delle Meraviglie, che poi tra l'altro Gatto Gatto con gli stivali. con gli stivali, Conte dei Conti dobbiamo ringraziare la sorella di Basile perché dice che Basile una sera per un atto isterico aveva buttato tutti i suoi scritti e Sì. fu la sorella che andò a raccogliere per terra uno per uno. È leggenda questa. No, beh, non possiamo avere la certezza della cosa, però sai com'è? Magari una notizia che arriva ai giorni nostri, un minimo di verità può sempre esserci. Dobbiamo ringraziare Adriana Basile chiaramente per tutto questo. Ma tu prima hai citato Schifano. Ecco, Schifano, pensa che Schifano è stato negli anni 90 il direttore del Grenoble, proprio dell'Istituto Francese di Napoli. E lui è stato il primo ad avviare, a cominciare i corsi di lingua napoletana al Grenoble. E all'epoca veramente se ne parlò tantissimo perché si diceva: ah, come all'Istituto Grenoble si insegna la lingua napoletana? E invece Schifano ci ha fatto capire, ecco, proprio con Renato De Falco all'epoca,
Schifanu ci ha fatto capire che lui di Napoli si nutre di questa napoletanità. Per lui veramente cibo grasso è qualcosa che gli permette di scrivere libri uno dietro l'altro meravigliosi, uno più bello dell'altro. Ecco, Schifano senza Napoli non sarebbe Schifano, tra l'altro, perché veramente io li ho letti gli ultimi, sono qualcosa su Cacioppoli, parla proprio dei napoletani, di Napoli, di quello che è la vita, la storia, e lo racconta in un modo così barocco, anche nell'anno 2022, in un modo così barocco che è meraviglioso. Guarda, ecco, vedi come gli stranieri comprendono di più la cultura napoletana. I corsi di lingua napoletana al Grenoble gli ha permessi il console, l'ex Ma console. perché Davide, Napoli è di dimensione universale, è la capitale del Mediterraneo, la capitale da Certo. sempre, è l'Italia che cerca di far diventare un capoluogo di provincia. E questo rientra poi il discorso del dialetto, che poi tra l'altro noi dimentichiamo sempre, noi ci mettiamo sempre latino e greco, ma noi dimentichiamo un'altra cosa, che è tipica anche della lingua laborina. La lingua laborina sarebbe la lingua della terra di lavoro, che c'è molto anche di osco nella lingua Certo. napoletana. La famosa sh che si usa a Caserta, oppure qui da me a Cassino, in altre aree di lavoro, e si usa anche a Napoli, è tipicamente osca. Cioè, Sì, allora, i bravo, placidi esatto. cassinesi sono scritti in lingua volgare di origine osca. Molto Ecco, importante questo. quello che io spiego sempre ai corsi, ovviamente sì, le radici greche, che poi noi non parliamo il greco perché ci sono stati fondatori da Cuma, noi parliamo il greco perché si è rafforzato poi nel periodo bizantino, vabbè, ma la lingua osca ha influito molto anche sul latino dei romani, attenzione. Sul Sì. latino e sul napoletano, soprattutto nella fonetica, nel suono dei napoletani. Soprattutto, ecco, noi a Napoli, in città, per esempio, a volte facciamo un po' i sbruffoncelli perché prendiamo in giro quelli della provincia o delle altre province perché hanno una cadenza strana. I Io dico: attenzione, chiamate i napoligni. no, i napoletani. Dico, attenzione, non dovete fare questa cosa, non dovete fare queste distinzioni, perché se loro hanno questa cadenza, questa fonia, questi suoni così, c'è un motivo storico su questo, quindi è comunque da rispettare assolutamente. Quindi ecco, quando sentiamo in provincia di Napoli che dicono Yen, Arova Yen, no, queste cose, ci sono dei motivi per cui io poi durante il corso li spiego e quindi cerco anche di smussare, ecco, quel conflitto che può esserci all'interno Vabbè, ma nostro, questo è tipico comune in tutte le napoletano. capitali, quelli che vengono dalla periferia della cosa, li trattano sempre un po' dall'alto in basso, però poi i napoletani riescono poi a confondere, e soltanto nell'impatto, ma poi dopo li accolgono sempre a braccia No, no, aperte. quello sì, sicuro. Ma poi È non chiaro, è dimentichiamo chiaro. che le famose atellane erano degli orchi, alle atellane che nasce la satira, il teatro satirico Certo, sono la osche. satira. Certo, come no. Satirico, perché se il teatro drammatico nasce in Grecia, ad Atene, il teatro satirico nasce a Napoli, proprio con le Certo. Atellane, e quindi lì parliamo di osci. Il teatro di lavoro è Certo. tipicamente osca. No, mi fa piacere questa cosa qui, ma poi c'è anche da dire quest'altra, la gente non si rende conto che più conosci bene io avevo una professoressa alle superiori, la professoressa Pinzani, che lei veniva da Lucca, lei ci obbligava, diceva: in famiglia parlate la vostra lingua, il cassinese. Lei non diceva mai dialetto, parlava della lingua vostra, quella volgare vostra, perché a parte che avete le vostre identità, le vostre radici, ma più parlate questa lingua, più parlerete bene l'italiano. Infatti, chi sa parlare bene il napoletano, il laborino o altre cose, sa parlare perfettamente l'italiano. Invece adesso, oggi, che cosa abbiamo? E questo è un fallimento della scuola italiana, un fallimento degli accademici che volevano relegare le lingue locali volgari in dialetti. Ecco il semplice discorso. Che oggi non si parla né più bene, non si parla né più i dialetti nelle proprie case, le lingue della propria famiglia. E si parla un italiano che sentiamo nei cinepanettoni, sgrammaticato, o alla romana o alla milanese, pieni di parole ripetitive, inutili e sgrammaticate. Cioè, oggi l'italiano di oggi Ma è. Io guarda, quando sentivo parlare De Falco qua in italiano era una cosa spettacolare, però lui sapeva benissimo italiano. certo, ecco, bravo. Allora, conoscere la lingua, dialetto, lingua, insomma, significa anche poi saper parlare bene l'italiano, tra l'altro.
E pensa che da uno studio fatto pochi anni fa, qualche anno fa, addirittura la regione Campania è risultata quella con la più alta percentuale di persone parlanti il dialetto, sia all'interno familiare, quindi o della cerchia di amicizie. Quindi la regione col più alto. La più alta percentuale, poi seguiva, mi pare, la Sicilia, perché poi il siciliano là è fortemente parlato, e poi, se non mi sbaglio, il Veneto, se non vado errato. Quindi significa che comunque Napoli resiste, però tu hai detto bene, ma resiste, oggi si sentono lingue, anche l'italiano parlato malissimo, storpiato veramente in modo osceno. Io sto scrivendo, sto lavorando su un altro libro che parla proprio di queste nuove, di questo nuovo linguaggio che è un misto tra gli inglesismi, gli anglicismi e il linguaggio dei social, che viene definito itanglese, praticamente questa lingua tecnica. Ormai anche a Napoli purtroppo sentiamo un'invasione di inglesismi che sono qualcosa di bruttissimo, perché vengono poi tra l'altro pronunciati in contesti assolutamente in cui non ce n'è bisogno. Ecco, non è che li sentiamo magari in una riunione di lavoro o a livello internazionale, allora vabbè, ci può stare quando diciamo briefing, mission e via discorrendo. Ma quando siamo tra napoletani e stiamo parlando di cose e sentire parole tipo location, mission, briefing, team, bla bla bla, staff, allora veramente. Veramente significa, ecco, là significa essere colonizzati culturalmente, cioè significa veramente che abbiamo subito tutta questa invasione pseudo-culturale, non dico dall'inglese, perché attenzione, io nel libro difendo l'inglese, perché le parole che vengono tra l'altro pronunciate con gli inglesismi non sono neanche parole della lingua, cioè non vengono comprese dagli inglesi, perché gli inglesi, per esempio, lo smart working, no? Che noi quest'ultimo periodo, cioè, siamo proprio gonfiati con questa parola. In Inghilterra o in America non viene compresa questa cosa, che significa? Si dice in un modo diverso, in un altro modo. Quindi ecco, parlo anche di questo linguaggio tecnico che sta invadendo e quindi chiaramente va a cancellare quella che è la cultura Vabbè, ma comunque questo locale. non è un problema solo napoletano, è un problema globale. Molto di più italiano, però, Sì, perché i sì. francesi comunque riescono a difendersi anche con delle leggi, attenzione, riescono a difendersi, ma purtroppo l'Italia lo subisce in modo massiccio Ma questo. questo ti fa capire come la lingua italiana si ecco, vedi, cioè, tentare di cancellare le lingue autoctone. I dialetti quando si parla di nord e lingue madri quando si parla di qua giù, ti sta distruggendo anche l'italiano, perché alla fine non sei affezionato a nulla, sei facilmente sradicabile da dove sei seduto, e quindi sei Esatto. sradicato dalla tua identità, e quindi tu non sei più napoletano, anzitutto nisciuno, sì. No, Mentre, perché esatto. poi tra l'altro il napoletano, essendo la lingua del Mediterraneo, è stata contaminata da tutte le lingue, ma non l'ha mai prese. Come non ha mai adottate, le ha fuse creando un nuovo linguaggio. Si è nutrito, ma non le ha subite. Sì, Come è assolutamente. giusto che sia, perché le lingue, ecco, si devono nutrire. Se l'italiano è vivo è grazie alle lingue, grazie al napoletano, al siciliano, al veneto, al romano, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, si è nutrito delle lingue. Io Vabbè, questo. ma il romano. Dì. Sai, Romano, che cosa successe quando ci fu il sacco di Carlo V? Roma rimase praticamente svuotata. Non sai chi fu? Infatti il romano è una costola del napoletano, la lingua laborina. Per poterla ripopolare, arrivarono tutti dalla terra di lavoro, da Napoli, dalle zone nostre, per ripopolare Roma. Infatti cambiò completamente la lingua. Se tu ci fai caso, l'unica cosa differenza grossa con noi è che noi raddoppiamo le vocali, loro le fanno, invece le accorciano, Sì, sono un po' più. Però, se tu ci certo. fai caso, loro sì, poi dicono che è Toscana, ma praticamente si ripopolò con la nostra gente Roma, perché Carlo V lasciò solo le pietre.
è molto molto importante. Il problema è che comunque, ti ripeto, questo è stato un fallimento totale degli accademici che hanno cercato di imporre dall'alto, questo è il giacobinismo, che è un'elite di salotto che cerca di imporre la cultura, di creare, cioè la solita mentalità illuministica giacobina, ma alla fine hanno fatto solo disastri, perché adesso, ancora oggi, per riscatto sociale, per esempio, è terribile l'amica geniale della Ferrante. Quella è un testo napolicida, terribile, più di Gomorra. Più di Gomorra. Sì, quando... è terribile quello, perché però fa capire proprio le distinzioni, là veramente distinzioni non di ceti, ma di classe. Chi, quando stava nelle quartieri popolari, oppure sul famoso Pullman, dove praticamente veniva palpeggiata, espressione napoletana, e fa capire dove si parlava, quando invece dovevano parlare sopra quei chiattilli, parlavano in italiano. Quello è terribile, dal mio punto di vista. E poi si apre il capitolo, diciamo, televisione con le lingue, sì, poi là veramente c'è da parlarne da qui fino a domani. Anche il film, per esempio, il film proposto di Natale in casa Cupiello come film con Castellitto, ecco, lì non mi è dispiaciuto, devo dire la verità, perché comunque sono stati utilizzati della terminologie che eduardiane, proprio che è bene sempre proporle, no? Come Outigatour e altre cose. Ecco, quelle magari sono da far vedere ai ragazzi, ma insomma, su Gomorra ci andrei un po' cauto col linguaggio, anche perché io vado nelle scuole e io sento i ragazzi che parlano così, cioè parlano ormai con lo slang di Gomorra, sta senza pensiero, che poi io ci gioco pure con i ragazzi, dico: ok, l'hai detto, ma lo sai scrivere almeno? E poi là andiamo, ecco, li prendo, parto dal loro lato più entusiastico, diciamo, per arrivare poi a quello che... Sì, però sai Davide, io però su questo non... No, figura se Gomorra, io non ho visto nulla di Gomorra, mi rifiuto di vedere Gomorra. Non ce la faccio. Non ho visto niente e non vedrò nulla di Gomorra, perché quello è un altro tentativo di distruzione della napoletanità. Tu sai che prima della costituzione del Regno d'Italia, in giro per l'Europa andava un detto che diceva: Napoli starà peggio, ma noi staremo tutti meglio. Bisognava distruggere Napoli a 360 gradi. Ma però se ci sono dei cambiamenti, quello fa parte secondo me pure dei cambiamenti della lingua, perché la lingua napoletana non è quella dell'Ottocento, come già quella di Giacomo era diversa da quella di Ferdinando Russo, quella di Giacomo molto, molto borghese, quella di Ferdinando Russo di una forza inaudita, come quella di Viviani, cioè qui parliamo di veramente cose. Quindi se stai senza pensiero, oppure prima si dice ti voglio bene, mo si dice itam, sta cambiando. Quindi questo invece, secondo me, è la dimostrazione di vitalità. È ovvio che, ti ripeto, siamo tutti legati, ognuno al proprio napoletano, però se cambiano le cose, cambia anche la lingua. Io questo voglio dire. Edoardo si inventò il fatto di parlare in napoletano e poi tradurlo in italiano per portarlo in tutta Italia, le sue commedie, in tutto il mondo. Però bisogna accettare questo, bisogna anche accettare questi cambiamenti. La cosa peggiore, ti ripeto, è quando si usa la lingua per poter fare distinzioni di classe. Questa è una cosa terribile, che fa soprattutto si progressi. Stiamo, sai dove? Stiamo al Napoli, sta vivendo, spero che sia la fase finale del il mare non bagna più Napoli, della Ortese anni 50, no? Spero che siamo alla fase finale, perché adesso c'è molti intellettuali stanno capendo di essersi prestati a un disastro, perché tutti adesso vogliono fare, pure dalla parte mia, commedie dialettali, commedie quelle e quell'altro, perché si pentono di non parlare più la loro lingua d'origine, perché non hanno più, cioè si sentono vuoti, e questo è stato un dramma terribile, soprattutto l'Italia fatta da 100 capitali. Ecco, mo alla fine però continuano a dire sì, ma non... Come ti ha detto ai genitori, non parlare napoletano, che sennò è la lingua dei decafoni, non va bene proprio.
Sì, ormai il concetto comune è quello, purtroppo. Ecco perché il ma nostro te l'ha è messa un. casetta però, te l'ha messa casetta perché chi è veramente aristocratico a Napoli parla napoletano senza problemi, eh. Sì, ma ne conosco tanti, fortunatamente. Tanti aristocratici, che parlano quel bel napoletano che mi piace, insomma. Però purtroppo c'è questa convinzione che il parlare napoletano significa parlare male, e invece purtroppo ecco, il lavoro nostro lo so che è quasi un'impresa alla Don Chisciotte, quindi andiamo contro i mulini a vento, però non, è meglio questo che niente, perché noi ci siamo battuti veramente con le istituzioni locali, abbiamo offerto il nostro tempo, il nostro impegno, il nostro intelletto, la nostra conoscenza, tutto a titolo puramente gratuito, ma purtroppo non c'è stata nessuna disponibilità. Quindi ecco, fare qualcosa a livello di grande, purtroppo ancora no, Ma ascoltate. voi avete comunque c'è una fortuna per noi che amiamo la nostra identità, perché io mi sono essendo napoletano, essendo venendo dal Regno, sono napoletano, non sono napoletano. Infatti, io pure non uso la parola sud meridione, io l'ho bandita dal mio vocabolario. Per me esiste patria napoletana, regno, nazione napoletana, perché sud e meridione parliamo di un termine estremamente lombrosiano. Parliamo di termini geografici, di geografia, Sì, ma ovunque. l'ombrosiano, perché tu devi sapere che una volta non si parlava di sud e nord nel regno, ma si parlava di alto e basso, alta terra di lavoro e bassa terra di lavoro. Il concetto, perché non era divisi, non c'era la concezione di dividere, di spaccare per dominare, ma tutti si stavano sulla stessa barca e si parlava alta e bassa, est e tirrenico e adriatica. Il concetto nord-sud nasce con l'Italia, che è mentale, non è. Il Sì. fatto, sai qual è? È che ancora oggi c'è una grandissima produzione di artistica in lingua napoletana, perché è la più Ecco, bella in assoluto, c'è poco da fare. hai toccato un altro tasto, un'altra delle nostre cose, è proprio questa della canzone napoletana che noi. No, ma pure il teatro, pure il Il teatro, non teatro, come soltanto. no? Certo, ma la canzone in particolare, noi proprio negli ultimi tempi, da un po' di tempo, stiamo tenendo proprio degli eventi di canzone tradizionale napoletana. Quindi riproponiamo quelle che sono le canzoni che vanno dal 500, quindi le villanelle fino alle canzoni. Villanelle e Moresche. Esatto, dal 500 fino alle canzoni napoletane di inizio Novecento. E non solo ci limitiamo a farle suonare, a farle cantare da bravissimi nostri artisti, ma le raccontiamo anche, cioè noi spieghiamo quella canzone, chi sarà l'autore, chi è stato il musicista, perché è stata fatta, se c'è una storia dietro quella canzone, spesso c'è una storia, l'inciucio sulla canzone, che è una cosa che attira tanto, piace. Ecco, quindi noi le persone le facciamo innamorare di quelle cose e infatti. Fortunatamente a questi eventi sono seguitissimi dalle persone che rimangono entusiaste e dicono finalmente non andiamo in un posto dove sentiamo solo la musica classica, la musica napoletana o solo Emilia, eccetera, ma sentiamo delle storie, si innamorano degli autori, di Nicolardi, di Bovio, di Giacomo pure. Cioè, veramente, questa è una cosa che io amo particolarmente, portare avanti questo discorso. Su questo, fortunatamente, ecco, siamo un po' più protetti, perché comunque la canzone napoletana è conosciuta in tutto il mondo. C'è sta poco da fare, Claudio, se tu vai in un teatro d'opera, qualsiasi teatro d'opera del mondo, in particolare in Giappone, in queste aree. Gli studenti, i ragazzi che studiano l'opera, devono necessariamente cantare qualcosa in napoletano, cioè non è Guarda, impensabile che non lo facciano, cantano in napoletano. Davide, io conosco persone a me care che non vedo da tanto tempo, però sono coreani, medici, amanti della musica classica. Loro si sono trasferiti in Italia per cantare il canto lirico e loro mi dicono,
che un cantante lirico si può sentire tale quando riesce a cantare bene in lingua napoletana. Esatto. E loro, purtroppo, i vari Pavarotti, Carreras, oppure lo stesso Domingo, tutti questi grandissimi autori, diciamo, contemporanei, interpreti contemporanei, non riuscivano, si sentiva che loro non... E quello per loro è un limite, perché per i cantanti della lirica la musica napoletana è la massima espressione del canto. Esatto. Ma, e quindi nulla di più strano di quello che dici. E la cosa drammatica, che io finiremo questa chiacchierata facendo passare un altro breve video di un regista milanese che sta a Napoli, che denunciava, io ho fatto una polemica enorme col Festival del Teatro a Napoli, che non ci azzecca proprio niente con Napoli, col tipo teatro, perché poi stanno cercando di distruggere la commedia dell'arte, stanno cercando di distruggere tutto, perché se non fosse finanziata dallo Stato queste forme culturali, sia nella musica che nel teatro, sarebbero già sparite, perché non può reggere con la commedia, con la cultura napoletana. Questo diceva: voi fate la festa del teatro mondiale, per carità di Dio, fatelo, ma fateci accedere gli archivi che ci sono. Noi vogliamo rappresentare il teatro del 400, 500 e 600, ma sia a livello musicale che a livello teatrale, perché se dovessero aprire quegli archivi, il mondo intero si riverserebbe a Napoli e per 20 anni qualsiasi produzione si fermerebbe. Claudio, pensa che una canzone napoletana, forse la più conosciuta, magari dopo Sole Mio e Torna Subito, una canzone napoletana conosciuta in tutto il mondo, cantata in napoletano e nelle altre lingue di tutto il mondo, ma quella è la canzone, è conosciutissima in tutto il mondo e a Napoli è sconosciuta, nessuno la sa, che la canzone Ti Ritomba. Se tu vai sui social, no, su YouTube, e scrivi Ti Ritomba, ti trovi questa canzone cantata da musicisti, da cantanti tedeschi, slovacchi, giapponesi, americani, tutti la conoscono, che è una ballata, sai, una tarantella, una ballata bella, ma a Napoli nessuno la conosce. Ecco, questo è proprio il classico esempio. Puoi ripetere? Ti ritomba. Mi sembra tanta cosa, ma tu lo sai che oggi il pezzo musicale più suonato al mondo è Tamburiata Nera, no? Sì, Tamburiata Nera, ma non solo. Pensa che, ma basta andare su YouTube per vederlo, voglio dire, Funiculì Funiculà, cantata dai coreani, dai giapponesi. Loro impazziscono per il napoletano, ma tutti. Io l'anno scorso, non ricordo, sì, dicevo, una conferenza che si intitolava Un napoletana in domun, nel mondo, cioè la lingua napoletana nel mondo, perché si pensa il napoletano è parlato a Napoli e basta, finisce lì. Invece io ho dimostrato come nel mondo sia diffusa la lingua napoletana, grazie attraverso il teatro, grazie attraverso la musica, le canzoni, ma non solo. Purtroppo ci hanno fatto conoscere l'emigrazione e quindi gli immigrati nelle varie zone del mondo, si pensa che Napoli è soltanto la quinta città per numero di napoletani, quindi significa che ce ne sono quattro che hanno più napoletani di Napoli, che sono San Paolo del Brasile, Rio de Janeiro, Sydney e l'altra mi pare New York, credo, non mi ricordo. Comunque ci sono ovviamente di seconda e terza generazione, e quando si parla di napoletani si intende l'area della Campania, un po' di tutto del Basso Lazio, della provincia di Foggia, quindi un'area un po' più alta. Alta terra di lavoro, capitanata. Usa ancora i vecchi principato, esatto. Ultra e Cipra. All'estero ci identificano come napoletani, anche la terra di lavoro, Basso Lazio, napoletani. Quindi ecco, le comunità di napoletani sono diffusissime nel mondo. Io mi sono fatto mandare dei video da queste comunità di napoletani con i saluti in napoletano, appunto, quindi dal Sud America, dall'Australia, dalla Francia, da qualsiasi parte del mondo. E quindi ho dimostrato come la cultura napoletana è forte in tutto il mondo. È una cosa... Vabbè, ma...
Davide, Napoli è l'unico posto al mondo dove ancora si crea cultura, non l'assorbe, ma si crea cultura dal Esatto. basso e nutre il mondo, Ma ancora questo lo l'ha nutre. capito il mondo, non l'ha capito, non l'hanno capito a Napoli, purtroppo. Pensa che No, ma quando questo non l'hanno capito i napoletani perché i napoletani hanno un carattere. io I parlo di napoletani. napoletani istituzioni, voglio No, dire. io parlo del popolo napoletano, è un popolo che è antichissimo, vive le spalle di un gigante, ha quell'atteggiamento distaccato su quello che fa, senza chiedere nulla, è la sua essenza, senza chiedere nulla in cambio, anche un po' superbo, per certi aspetti, però fa non se ne fotte proprio, capito? Forse giorni e quindi continua a fare, come per esempio lo stesso Pino Daniele. Pino Daniele, fino a quando è stato a Napoli, è stato Pino Daniele, come è uscito fuori da Napoli è diventato Giuseppe Daniele. Le sue produzioni migliori sono fatte a Napoli, sono state uniche, con Certo, ispirazione da Napoli certo. non l'ha avuta più. È stato un grande della musica italiana, ma non certamente ha Sì. fatto quello che ha fatto a Napoli. I primi album sono dei capolavori che entrano I nella primi cinque, i primi cinque. che entrano nella canzone classica tradizionale napoletana, chiaramente. I No, primi ma cinque. ti volevo raccontare un aneddoto su perché gli stranieri comprendono di più la cultura del territorio rispetto a noi che ci viviamo. Quando qualche anno fa c'era il console ucraino, che ora non c'è più, sta a Kiev purtroppo, e lui disse: io quando sono arrivato a Napoli sono venuto con entusiasmo perché mi hanno mandato a fare il console qui, ho studiato l'italiano, parlo l'italiano bene, fluente, ma quando sono venuto a Napoli io sono stato in difficoltà perché sentivo la gente che parlava un'altra lingua. Non capivo. Allora mi sono reso conto che esiste una lingua e ho voluto impararla. Cioè lui è venuto ai corsi di lingua napoletana a imparare il napoletano da noi e pensa, ti faccio capire che l'ultimo giorno, il giorno in cui facciamo un po' festa, quindi diamo gli attestati di partecipazione, lui si è presentato con un console, stiamo parlando, con una maglietta con la scritta O napulitana, a lingua mia. Cioè è venuto e ci ha voluto spiegare il suo concetto di cazzimma, cosa significa la cazzimma. Quindi l'abbiamo fatto proprio diventare un napoletano e poi Quello è un vabbè. altro discorso. Alcuni termini napoletani non possono essere tradotti. Con Concetto una perché sola dietro c'è parola, tutta una no? storia. Il concetto di cazzimma, ancora non si riesce a capire qual è il concetto serio. Come la ipocondria può essere una cosa negativa come positiva. Esatto. Ci sta, è che il napoletano è un qualcosa di unico. Poi è antropologicamente troppo più importante degli altri, raccoglie millenni di storia al centro del Mediterraneo. Certo. Infatti, il poterlo disminuire perché l'intento degli altri, perché poi il concetto di dialetto nasce con Galiani, il primo fu Galiani, l'abate Galiani, che Sì. pensava di cominciare a parlare del napoletano scrivendo il dialetto napoletano, ma non ha attecchito e adesso ancora non attecchirà. Perché poi, tra l'altro, caro Davide, un popolo riconosce da come mangia e come parla. Quindi, la napoletana, che poi. Sì, no. Allora, questo discorso sul dialetto è, sì, comincia, però diciamo che ha cominciato a differenziarsi negli ultimi decenni, Te l'ho detto, negli anni 70 è nato questo concetto. perché Edoardo fu il sai primo che. perché? Sempre per una concezione anglofona, anglosassone, perché la parola dialect, l'inglese dialect, significa corruzione della lingua madre. Ma la lingua madre, loro parlano dell'inglese, perché è ovvio che l'inglese che viene parlato a New York è differente dall'inglese che viene Ma parlato a l'inglese è il Boston, dialetto. a L'inglese che Baltimore, conosciamo eccetera. è la lingua del popolo, è il dialetto. Esatto. Quindi il dialect è una loro corruzione della lingua madre, ma essendo il napoletano già una lingua madre perché è derivata dal latino, quindi il latino del Volgo è Dal napoletano, greco, non latino può e ossea. essere una corruzione dell'italiano. Ecco quello che io dico sempre. Il napoletano è una lingua così come lo è l'italiano, anzi forse il napoletano è più antico perché poi l'italiano viene dal toscano, no? E diventa poi italiano che conosciamo Beh, oggi. oddio, Ecco il concetto. se leggi Placidi Cassinesi, Come forse non no? viene dal toscano, L'italiano, vabbè, sì, poi là c'è tutta scusami. una storia che parte da Dante, che poi si dice che lui abbia Dante, scritto. sì, ma Dante bisogna tradurlo, perché se non è che non Guarda, la possono capire sì, tutti.
Infatti nel De Vulgari Eloquenza di Dante lui racconta di questa cernita di lingue della penisola italica, tra cui si dice che aveva fatto queste, come dire, aveva scelto queste quattro lingue, il fiorentino, il bolognese, il siciliano, che poi era il napoletano alla fine, non ricordo l'altro, vabbè. Sì, perché si parlava, perché a quei tempi il nostro regno era il regno di Sicilia con capitale Palermo. Esatto, e infatti in quel periodo, nel 300, il periodo angioino tra l'altro, molte parole del napoletano sono siciliane. Sì, Picciuotto, per no. esempio, noi lo troviamo nella canzone Fanesta Vascia, che è uno dei capolavori del napoletano. Picciuotto è una parola siciliana che però veniva cantata nel napoletano, quindi significa che la lingua quella era poi alla fine. Ma Ma perché ti volevo dire questo? Ecco, Dante, per esempio, tutti dicono: vabbè, lui ha scelto il toscano, il fiorentino, che poi non è vero, perché Dante ha scelto il senese, che poi è una lingua ancora più pura rispetto al fiorentino. Vabbè, ma qui poi entriamo in altri discorsi, non la finiamo più. là fu Federico II che portò i scrittori letterari palermitani, lì nasce che veniva dalla Provenza, quindi Come no, la sembra scuola un'acqua siciliana. giù, ma poi diventa una cosa politica. Dimmi una cosa, ma tu mica sai, è vero che si parlava il greco antico a Napoli fino all'avvento degli aragonesi, oppure è una falsità? Allora, il greco a Napoli si parlava da quando i Cumani chiaramente fondarono Palepolis, quella che è Partenope, poi successivamente Neapolis. Si parlava il greco perché c'erano i greci. Il greco si è Sì, ma continuato a parlare anche durante il periodo romano. Napoli diventa romana, colonia romana, ma i c'è il Romani passaggio osco, lasciano. Attenzione, c'è il passaggio osco, Sì, no, l'osco entra nel napoletano attraverso, diciamo, l'entroterra, quindi la parte di Nocera, quindi tutta la parte interna della La terra Campania. di lavoro, sì, Esatto, Campania ma Felix. che stavo dicendo? Il greco, ecco, i romani lasciano una certa autonomia culturale a Napoli, perché per i romani il greco era il massimo della cultura, era veramente il livello più alto. Tanto è vero che i figli dei patrizi romani venivano inviati a Napoli o in Grecia per fare una sorta di master dopo il ciclo di studio, no? Proprio per imparare di più ancora il greco e la cultura greca. Quindi a Napoli si è continuato a parlare il greco anche quando Napoli era romana, quindi per secoli ancora. Poi c'è stato il brevissimo periodo degli Ostrogoti, insomma degli Unni con la caduta dell'impero romano, è lì che si rafforza ulteriormente il greco a Napoli, perché Napoli diventa ducato bizantino, quindi bizantini, parliamo dei greci. E il greco si rafforza ulteriormente, infatti entrano nella lingua tante parole dal bizantino e si rafforza. Il bizantino, il ducato bizantino durerà più di 500 anni, 500 anni, 600 parliamo anni. più o meno 1137, quindi Fino alla nascita del regno, esattamente, bravo, fino alla nascita di quello che è il regno poi di Napoli. O Regno di Sicilia, anzi, che no? poi sarà Inizia Regno il di regno di Napoli. Sicilia, poi divenne Esatto. regno di Napoli, si divise per poi. Quindi si è parlato greco per quel periodo, ovviamente ci sono state influenze latine, osche in quel periodo lì, e probabilmente si sarà parlato ancora per un certo periodo. Noi ancora oggi parliamo il greco. Quando dice ti Ma pongono una noi carocchia, ti non dobbiamo pongono dimenticare che un'arcia. poi fu, non dobbiamo dimenticare che fu Alfonso d'Aragona che cercò di cominciare il concetto di lingua di Stato, voleva fare una Bravo, specie di cominciare Napoli. perché questo è bravo, cominciare perché questo è un errore che molti dicono che il napoletano è una lingua Nascono le ufficiale. accademie con lui, eh. Esatto, lì è Lui accademia. cercava di cristallizzare la cultura napoletana creando una lingua che coprisse tutto l'impero, Infatti il codice aragonese di Ferrante, del figlio, è scritto anche in lingua napoletana, è scritto in catalano. È scritto in latino ed è scritto in napoletano, poi ci sono pochi documenti in castigliano. Quindi diciamo che erano documenti ufficiali del regno scritti in lingua napoletana anche.
Quindi, ecco, il periodo aragonese è stato un periodo. Io, infatti, scherzando a volte con i ragazzi, con le persone che vengono ai corsi, dico: ecco, se proprio volete dare una data di nascita al napoletano, diamola dal periodo aragonese, anche se prima Alfonso già si d'Aragona. parlava. Sì, Alfonso, diciamo che lo ha cominciato a far trascrivere, Sì, a trascrivere, perfetto. no? E quindi a quel punto, quindi mi viene a parlare di dialetto napoletano, vabbè. Sì, anche Cioè, se qua. esistono documenti precedenti, a Ma di che cominciare dai Placidi parliamo? Capuani, Ma chiaramente, di che e poi. cosa parliamo? Questi sono una massa di. Comunque non ce la fanno. Il problema è che ti ripeto, ma poi andiamo verso il termine. La storia di Giuseppe, l'avvocato Giuseppe, il professore Giuseppe Abbamonte, la sai, no? Che fece Giuseppe la Abbamonte Bocconi. lo conosco, ma quale storia parli? Quello che si dice, me l'hanno detto alcuni studenti universitari che si sono laureati con lui negli anni '80, la sua lezione di napoletano alla Bocconi. Sì, ho sentito, Che sì. prima fece una lezione in napoletano, poi si alzò uno studente, gli disse: bravissimo professore, questa lingua folcloristica, adesso per cortesia ci fa una lezione in lingua madre. Gli fece 2 ore di lezione in latino, li stese per terra. Fatto Questa è una bene. voce che gira tra gli studenti laureati negli anni '80, mo quando Ho si laurea letto non lo so, qualcosa, ho però letto dice che qualcosa. praticamente, come si dice a Napoli, è strunzia, ecco, strunzia è un'altra Dal parola che. Non si capisce se è affetto, Longobardo. non si capisce se te lo dicono Sì. per affettuosità o te lo dicono perché te Esatto, stanno sì. offendendo su quelle cose che solo a napoletano e basta. Andiamo Infatti. verso qua, Davide. Io ti terrei incollato per ore qua perché Sì, vedo no, che vabbè, assolutamente, capisco. però di no, figurati, faremo altri. Mi prometti che faremo una puntata più in là parlando in lingua napoletana, anche recitando cose, scrivendo cose, cerchiamo di non dire la parola in italiano. Io parlo la mia e tu parli la tua. Come no, Promesso? anzi. Anzi, Eh? noi potessimo pure organizzare una bella conferenza, un seminario a Cassino, là, New York, quando vuoi tu, ci mettiamo d'accordo e lo facciamo. Già trovato che avevo fatto, t'aggio mannato le interviste che ho fatto in cassinese con alcuni amici miei che sono state spettacolari, pure viste tanto, tanto, tanto. L'ultima cosa, ma quanti studenti tu hai mediamente ad assistere e soprattutto che fasce d'età? Allora, al Grenoble quest'anno sono venuti più di 80 persone. Non sono No, poche, eh. assolutamente. Noi abbiamo fatto la conferenza iniziale il 3 ottobre, c'era la sala di Umaga e poi il teatro del Grenoble che era piena. Era piena, c'erano più di 120-130 persone alla conferenza. E poi ai corsi mediamente siamo tra gli 80-70 persone, diciamo. Al No. Palazzo Venezia vediamo adesso, di solito ci sono sempre una trentina, quarantina di persone che seguono. Non Ma sono poche. eh? Non sono poche. No, non sono poche, però quelli, diciamo che i gruppi più numerosi sono nelle scuole, chiaramente, perché là i ragazzi devono riempire le palestre, gli auditorium, insomma, quello che hanno a disposizione le Ma scuole. le scuole, i ragazzi come rispondono? Allora, guarda, allora, io ho fatto anche dei PON nelle scuole medie inferiori, chiaramente, di primo grado, e tu devi andare incontro ai ragazzi lì, non puoi imporgli una cosa davanti, se no. Ti metti in contrasto, quindi va incontro. Io mi metto, scendo sul loro piano, comincio sul loro piano, quindi comincio magari con la canzone del cantante famoso che piace a loro, il rapper napoletano, gli porto il testo, ragazzi, prima gliela faccio ascoltare, loro la conoscono chiaramente, e poi dico, andiamo a vedere come ha scritto, che cosa ha scritto. Quindi parto da lì. E poi chiaramente per rompere il ghiaccio, e poi parto con le lezioni, ma lezioni didattiche proprio fatte apposta ad hoc per loro, per i ragazzi delle scuole medie. Quindi io gli insegno la grammatica attraverso il gioco, attraverso che ne so, la commedia di Edoardo, gli faccio vedere lo spezzone di commedia di Edoardo. Quindi ecco, questo è. Invece per i ragazzi più grandi, chiaramente poi c'è un discorso diverso, parto dalla letteratura e dico: ragazzi, ma voi studiate Manzoni, I Promessi Sposi? Quindi
Quindi partendo da quello, capisco che per loro è un po' pesante come cosa, non voglio togliere nulla a Manzoni e ai Promessi Sposi, attenzione, e dico, ma voi lo sapete che anche a Napoli ci sono dei capolavori della letteratura, bla bla bla. Posso dire una cosa? Alla scuola i Promessi Sposi mi scartavetravano alla Wallera, la lascia aperta. Anche Però a me. poi bisogna dire che c'è stato, ci siamo dimenticati forse l'opera, come disse un dantista, me l'ha detto. Io dissi, professore, ma l'Arcadia di San Nazaro? Ha detto, ma quella è un'opera troppo colta, non è per noi comuni mortali. Certo, scusate, perché? E perché raggiunge delle vette di culture che sono comprensibili per pochi. E che se solo a Napoli si può fare. Infatti, ebbè. E quindi per dirti, a voglia di episodi. E comunque chiudo dicendo, quando senti alcuni cantanti rapper, senti il napoletano proprio stretto, Sì, è il nuovo. è difficile pure capire quello che dicono, eh. È il nuovo linguaggio, i nuovi slang giovanili che dobbiamo Però accettare. la musicalità è intatta. Davide, È intatta, sì, sicuramente. Certo, come io ti ringrazio per questa chiacchierata. no. Io ringrazio a te e saluto Salutiamo tutti gli Erminio, tu amici. c'hai come studente Erminio. Erminio è un grandissimo cultore della lingua napoletana, ma fa certa Sì, cazziata che tu manca ti immagini. va bene. Perché poi lui è veramente un grande cultore. È anche lui in impostazione come tutti i studenti, i professori napoletani, neocheliana, quindi lui sta capendo la gravità di ammettere cosa vuol dire dialetto e non lingua madre, però l'impostazione neocheliana non è che tu la che poi tra l'altro De Sanctis è stato uno dei più grossi napoliciti insieme a Benedetto Croce, quindi questo non bisogna dimenticarlo. Ma Francesco De Sanctis è stato terribile voleva cancellare Pulcinella come dell'altra tutte cose, ma non ce Eh l'hanno beh, fatta. sì. E quindi va bene così. E niente, Davide, io ti auguro una buonissima serata, ti ringrazio. Grazie. E quando Buona vengo a serata Napoli a vengo a te trovare. e quando vuoi, venire a trovare ai corsi. Un saluto a tutti gli amici di Alta Terra di Alta terra Lavoro. di lavoro. Va Grazie bene. ancora, ciao. Ciao, grazie.